Ciao a tutti ragazzi, qui è Giulio e ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui con il terzo episodio con la carriera allenatore con il Napoli. Non so come sono andati i primi episodi perché sto registrando questo terzo video subito dopo quelli precedenti, però spero veramente che stiate supportando al massimo questa serie. Nell'ultimo episodio comunque abbiamo praticamente finito il calciomercato, abbiamo fatto diversi acquisti tra cui Versalico, Bernardeschi, Zielinski, De Sciglio e Rugani. Quindi sinceramente a mio parere siamo riusciti a rinforzare diciamo un po' la squadra. Naturalmente se non avete visto gli episodi ve li lascio qui sotto in descrizione. In questo video andremo a giocare 3 partite, quindi mi raccomando ragazzi, cerchiamo di superare i 1000 like anche per questo terzo episodio. Andremo a fare la partita contro la Samp, la partita contro l'Empoli e poi guardate un po' qui la partita contro il Manchester City. Quindi veramente qui ci sarà da sudare. Contro l'Empoli farò giocare il turnover, andrò io a giocare in campo, farò riposare tutti i giocatori perché qui dobbiamo essere al massimo della forma. Ovviamente la formazione per quanto riguarda la partita contro la Sampdoria è questa qui titolare, quindi non ci resta che andare a giocare. Noi ci vediamo in campo, bella! Eccoci qui ragazzi, siamo sotto la pioggia al San Paolo e inizia adesso Napoli Sampdoria. Ok, è buono, in mezzo non c'è nessuno, c'è Insigne dall'altro lato però è proprio per lui che non ci arriverà mai in mezzo a due. Poi arriva Amsic, il destro e palla fuori di poco. No, attenzione qua, cos'è questo spazio? Attenti, Soriano, palla dentro, traversa, traversa poi sulla respinta. E ti pareva che sulla respinta non andavano a far gol questi? Le respinte arrivano sempre loro per primi. La buona notizia è che abbiamo tempo per poter recuperare. Attenzione, Fernando, palla dentro e va bene. No, non ci credo. Cosa ha sbagliato Quagliarella? Ci ha ringraziati proprio Quagliarella. Da buon napoletano l'ha buttata fuori. A porta praticamente spalancata, doveva solo appoggiarla dentro. Possiamo andare. Vai Cagliacon, accelera. Via Cagliacon, appoggia dentro. È buona per Alla. 1-2 con Cagliacon. Vai Cagliacon, entra dentro, appoggia per Higuain. Higuain, il destro di Higuain. No, potevo anche tirare con Cagliacon. Volevo andare sul sicuro, però, e buttarla dentro per una volta. Amsic. Amsic ne supera un altro. Ignorato il movimento di Higuain, però adesso va bene. Vai Gonzalo, vai Gonzalo, è perfetta. Gonzalo, Gonzalo, perché hai tirato di punta così? Non potevi tirare una bella botta? Se al 60esimo il risultato dovrebbe essere ancora uguale, metteremo Gabbiadini al posto di Albiol e ci butteremo tutti quanti in attacco. Poi appoggia, è buono per Allan. Allan, 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 devi tirare però Allan, l'ho premuto 20.000 volte. Prova a fare un cambio Albiol per Gabbiadini e poi metto Gabbiadini su, eccolo qua, lo spostiamo e lo mettiamo proprio di fianco ad Higuain, così. Poi Amsic è veramente molto ma molto stanco, quindi io provo a mettere al suo posto Mertens. So che magari potrei mettere un centrocampista, però voglio mettere Mertens e metterlo un po' più su, quindi così, dietro ad Higuain e a Bernardeschi. Ruolo ATS, perfetto. Siamo tutti quanti sbilanciati, però voglio provarci, perché anche un pareggio sarebbe come una sconfitta per noi. Siamo anche in casa poi. Insigne intanto, è buona per lui. Insigne, fuori uno, fuori due, guarda dentro. Bello! No, Soriano, che cosa hai preso? Appoggia per Giorginio, dentro, è buona per Allan. Allan, la botta di Allan! E palla fuori. Ho provato a tirare perché volevo che la palla in qualche modo uscisse, perché volevo fare i cambi. Dai, 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 sbagliato un passaggio. Ok, è buona. Alan, veloce, veloce, perfetto. Per Higuain, vai Pipita, vai tu Pipita, il destro di Higuain, traversa. Dai, stava calcio d'angolo però, è stata deviata. Quindi Giorginio, palla dentro, è buona, di testa, colpisce. Gonzalo Higuain, Gonzalo Higuain, prendi la Pipita. Spostatevi, spostatevi, prendila e andiamo. Rimaniamo su, sempre su attacco totale, sempre così. Quagliarella, questi cercano di perdere tempo adesso. Cercano di perdere tempo, ma c'è Koulibaly che la prende. Allan, però non la devi sbagliare. Ora via così, veloci. Giorginio, dall'altro lato per Versalico. Vai Versalico, accelera. Vai Versalico, appoggia per Giorginio. Dentro, è buona, è buona, è buona per Higuain. Prendi l'Higuain, dalla Insigne. È buona Insigne, mettila dentro, il cross. Di testa, ci arriva Gabbiadini e palla fuori. Non è stata deviata questa volta. Ci ha provato Gabbiadini, peccato. Forse c'è tempo però per un'ultima azione. Se riusciamo a prenderla, sempre loro ci arrivano sui contrasti. Dai, un'ultima azione, per favore. Un'ultima azione. Guardate qua, un minuto di recupero. Stanno facendo il torello. Stanno facendo il torello. Ma dai. Dai, dai, Bernardeschi. Arbitro, arbitro, ti venga a picchiare a casa. Non fischiare. Non fischiare, Bernardeschi, però non la perdere. Appoggia. È buona per Giorginio. Giorginio, Giorginio, il destro deviato. E no, è debole. Brasu fa sul portiere. Non dovevo tirare con Giorginio. Non ha un buon tiro lui da lontano. Dovevo provare a passare. Però erano tutti là stretti. Quindi o tiravo oppure. Non lo so, non lo so. Comunque finisce 1-1. Sono curioso di vedere i tiri, 8 tiri a 4, anche la Sampdoria ha fatto qualcosa, migliore in campo Higuain con 8,
però torniamo a casa con un solo punto. Offerta di trasferimento per Gabriel intanto, perfetto, così ci guadagniamo anche 3 milioni e 9. Non so se riusciamo a reinvestirli, perché ci mancano solo 5 milioni, cioè abbiamo solo 5 milioni, quindi è difficile fare un acquisto con 5 milioni. Preferisco tenermele e magari ce li conserviamo per il mercato di gennaio. Non ci resta quindi che andare avanti nel calendario. La prossima partita sarà contro l'Empoli, l'ho visto prima nel calendario, e dobbiamo assolutamente fare turnover, quindi proveremo praticamente tutti quanti i giocatori nuovi. Ci sono 4 email intanto, gli aggiornamenti dall'Italia, dalla Germania. Dall'Italia chi mi consiglia? Mi consigliano Maicon, Bruno Perez e Mattiello. A gennaio magari ci facciamo un pensiero. Intanto Gabbiadini vuole giocare, perfetto Gabbiadini, lo so benissimo, quindi tu giocherai al posto di Higuain che deve riposare. Quindi io direi di giocare così, con Isai sulla destra, Bernardeschi al posto di Kayekon, Higuain fuori e dentro Gabbiadini, Zielinski al posto di Amsic, Rugani al posto di Albiol, Valdifiori al posto di Jorginho, Mertens al posto di Insigne, Elkalduri al posto di Allan, De Sciglio al posto di Gulam, e per quanto riguarda l'ultimo cambio è Kirikesh al posto di Koulibaly. Invece Reina gioca sempre. Per sicurezza ci mettiamo Higuain, Insigne, Amsic, Kayekon, va bene. Per sicurezza ci portiamo anche Allan. Che dite? Allan al posto di Albiol, perché comunque un difensore non penso di metterlo. Abbiamo anche due terzini, quindi possiamo portarci Jorginho al posto di Versalico. Non abbiamo un portiere però. No! Cosa ho combinato? Ragazzi, ho venduto anche Gabriel. Io ho venduto anche Rafael all'inizio. Non abbiamo portieri. Mamma mia, cosa ho combinato, Reina? Vatti a benedire tutte le domeniche. Se si infortuna Reina, chi mettiamo in porta? A Higuain. Mamma mia, che errore. Mamma mia. Speriamo bene, ragazzi. Speriamo bene. Se si infortuna Reina, è finita. È finita se si infortuna Reina. Comunque, andiamo a giocare questa partita e cerchiamo di fare una bella gara e ottenere i 3 punti. Eccoci qui, ragazzi. Siamo nello stadio dell'Empoli. E inizia adesso Empoli-Napoli. Croce in tanto, palla dentro, attenti qua, saponare il sinistro di Maccarone e subito un tentativo dell'Empoli. Vai Gabbiadini, appoggia dall'altro lato, è buona per Dries Mertens, la finta, vai Mertens ancora, vai tu Mertens, il destro al giro di Mertens e la parata di Skorupski. Croce, palla dentro, esce Reina, bravo Reina, stai calmo, non toccatelo, non fatelo infortunare. È off limits Reina, non lo toccate. Intanto Mertens può passare in mezzo a due e può appoggiare dentro per il Calduri. Vai Omar, metti un bel pallone dentro, è buonissima per Valdifiori che si è buttato in attacco. Valdifiori, Valdifiori, Valdifiori segna la sua ex squadra. Ha sbagliato il primo tentativo, ma poi la palla è ricapitata lì davanti e la seconda volta non ha sbagliato. 1-0 Napoli. Attenzione Croce, Jussé, attenti il destro di Croce e palla ancora una volta fuori. Non fatelo girare, pressatelo. Paredes, il destro e ancora una volta palla fuori. L'Empoli continua a tirare da fuori area. Vai Manolo, vai Manolo, vai tu Manolo, la finta, rientra col sinistro, prova Manolo e la parata di Skorupski. Ci vorrebbe il 2-0 per stare tranquilli però. Gabbiadini comunque, palla dentro, di testa colpisce Rugani e palla ancora fuori. Pogba al Paris Saint Germain intanto, ci comunicano dalla regia. È buona per Zielinski, appoggia Gabbiadini, è buona, è Calduri, è buona, vai dentro di prima, tutto regolare, no, è fuori gioco. Dov'è il portiere che si era andato dall'altro lato? È fuori gioco comunque. Annullato il gol a Dries Mertens col portiere che è impazzito, era andato dall'altro lato. E così Mertens prova a passare, bene così, vai Mertens che nessuno ti prende, ora vai dall'altro lato, lì, perfetto, il destro palo, doppio palo, no vabbè, no vabbè, dai doppio palo, ma come si fa? Dai, il doppio palo non lo prendi neanche su 1000 tiri. Attenzione qua però, c'è che l'Empoli è sbilanciatissimo. Se riusciamo a prenderla Kirikesh, che cosa ci fa Kirikesh lì davanti? Aspetta però, aspetta Kirikesh, con calma che non ce la fai. Appoggia per il Calduri, devo tirare. Skorupski la blocca. Stavano arrivando tutti, ho dovuto tirare per forza. Intanto Zielinski, la finta, si gira, poi appoggia, bene per Mertens. E il Calduri dall'altro lato, bene, tutto di prima, appoggia. Ancora il destro, la parata di Skorupski. Dobbiamo subire l'ultimo attacco dell'Empoli adesso. Bene così De Sciglio che allontani via, arbitro fischia. Arbitro, fischiavi sempre a me quando ero lì. Bravo arbitro, bravo. Finisce qua 1-0 e 3 punti con la squadra del turnover. Intanto ci arrivano i ringraziamenti da parte di Gabbiadini, anzi anche di Mertens che ci dice che, cioè, che ci ringrazia per la fiducia.
e anche Gabbiadini che appunto ci ringrazia per averlo ascoltato. Perfetto, così facendo giocare tutti diamo comunque veramente fiducia a tutti quanti e non ci sono persone diciamo che si lamentano. La prossima partita è contro il Manchester City, la prima del girone di Champions, la partita più importante di questo video. Andiamo naturalmente a rimettere tutti quanti i titolari, quindi mettiamo Higuain, mettiamo Callejon, mettiamo al posto di Mertens il nostro Lorenzo Insigne, Hamsik che torna al posto di Zielinski che ha giocato una bella partita, fuori Valdifiori che ha giocato veramente bene, forse è stato il migliore in campo, e il Calduri invece si siede in panchina al posto di Allan. Poi per il resto Ghoulam sulla sinistra al posto di De Sciglio, sulla destra invece torna il nostro caro Versalico. Invece i centrali sono Albiol al posto di Rugani e Kirikesh al posto di Albiol. Io direi di giocare così. Abbiamo anche la rosa molto molto corta e mi fa piacere perché io voglio avere esattamente il doppione in ogni ruolo. Io mi trovo veramente bene facendo così. Mi raccomando ragazzi, preghiamo per Reina. Ogni volta prima che andate a dormire fate una preghiera per Reina perché non si deve assolutamente infortunare. Andiamo quindi a giocare la partita contro il Manchester City. Eccoci qui ragazzi, siamo a San Paolo per una partita importantissima. Io mi ricordo ancora nella realtà, mi sembra 4 anni fa, un Napoli-Manchester City finito 3-1 con il gol di Balotelli e poi la rimonta con doppietta di Lavezzi e gol di Cavani. Veramente è stata una partita spettacolare che ricorderò per sempre. E inizia adesso Napoli-Manchester City. Allan, Jorginho, guarda Higuain, vai Gonzalo, sta uscendo Hart però, guarda un po' proprio all'ultimo centimetro l'ha presa. Attenzione qua, Callejon la recupera, e può andare tutta quanta la maglietta tirata, attenzione qua Callejon, oh, fallo. Cartellino giallo come minimo qui, esatto. Calcio di punizione, qua ci sarebbe un sinistro. Purtroppo non ne abbiamo perché Gabbiadini è fuori, quindi io direi di far provare al nostro Lorenzo Insigne. Attenzione, vai Lorenzo, il destro! Lorenzo, mamma mia, Art! Da dove l'ha presa? Era angolatissima! Attenzione qua, stiamo attenti dall'altro lato. De Bruyne la mette giù, meno male che c'è il Biol che spazza via. Però c'è ancora Delph. Fermato il sinistro! Mamma mia di quanto è uscita! Dentro per Jorginho, appoggia, Higuain dall'altro lato, tutto regolare, Callejon! Tutto regolare, funziona benissimo l'asse Higuain-Callejon, sono tutti freschi, tutti carichi, tutti pronti per correre, 1-0 Napoli. No, attenzione qua, non fatelo passare, dai, non ci va nessuno però, Reina, grande Reina. Per Agüero, attenzione, non fatelo girare, non così, Delph, deviato Reina. Poi via così Jorginho. Attenzione, Insigne, il destro di Insigne. L'ha toccata ancora Hart. Sarà calcio d'angolo comunque. Ma ancora il nostro Lorenzo. Palla dentro, di testa, colpisce Koulibaly. Anzi no, non ci arriva, poi c'è Versalico che prova col destro. Poi Hart, e poi sulla respinta non ci arriva nessuno. Quello che si è buttato a valanga lì. È buona per Jorginho. Perché ti sei fermato Insigne? Perché ti sei fermato? Pensavo che continuassi a correre. Però attenzione qua, la recupera Insigne, appoggia per Higuain. Troppo debole. Intanto Mertens, primo pallone per lui. Prova a superare l'avversario. Poi appoggia. Bene così. Per Allan. In qualche modo riusciamo a cavarcela. Per Zielinski che la mette dentro dall'altro lato. Però è fallo. È calcio di rigore. No. Dal limite proprio. Cartellino giallo intanto per Zabaleta mi sembra. Esatto, sì, è lui. Però calcio di punizione dal limite. Proprio adesso che è uscito Insigne. Però abbiamo Mertens che comunque ne sa battere. Attenzione qua. Mertens. Il destro di Mertens. Mamma mia Dries Mertens. Mamma mia. Prima nell'altra punizione Hart è riuscita a salvarla proprio sulla linea. Ma adesso non ce l'ha fatta. E 2-0 Napoli. Da rivedere tutto quanto questo gol. Incredibile. Prende la mira e poi boom. Imparabile per Hart. 2-0 Napoli. Attenzione qua intanto Delph, Agüero, no. Il destro di Yaya Touré. E palla fuori. No, Reina, cosa fai di testa, Reina? Perché? Che c'era il Biol lì. Via così Jorginho. Appoggia per Higuain. Dentro. No, volevo far segnare Mertens. E finisce qua. Forse dovevo tirare con Higuain, senza il forse, dovevo tirare. Vabbè, dai, comunque 2-0, va benissimo così. Prendiamo i primi 3 punti di questo girone e andiamo avanti. La prossima partita sarà contro la Lazio. Dovremmo essere tutti quanti abbastanza stanchi. E invece no, sono tutti quanti ben in forma. Perfetto, per adesso stiamo gestendo bene le energie. Comunque, vediamo prima le email. Qui l'aggiornamento dalla Germania e dall'Inghilterra non ci interessa. Comunque, nel prossimo episodio, partita contro la Lazio, partita contro il Carpi. E poi, guardate lì,
partita contro la Juventus. E dopo abbiamo anche la partita di Champions, quindi qui dobbiamo decidere se fare turnover o contro il PSV o contro la Juventus. Poi ci penseremo nel prossimo episodio. Io comunque, ragazzi, come ho detto all'inizio, cerchiamo di arrivare a 1000 like anche per questo terzo episodio della serie. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella!